grazie a Ronco. Adesso abbiamo deciso di fare tre intermezzi tra ogni intermezzo. Adesso Luca Violini, che ringrazio di essere presente, è attore e la voce importante di tanti film, di tante trasmissioni importanti della TV, leggerà tre passi. Il primo è Pensiero antico, perché così l'avevamo detto. Luca Violini. Si abbassano un po' le luci, non so se c'è. Chino? Quando la città retta a democrazia si ubriaca di libertà, confondendola con la licenza, con l'aiuto di cattivi coppieri costretti a comprarsi l'immunità, con dosi sempre massicce di indulgenza verso ogni sorta di illegalità e di soperchieria. Quando questa città si copre di fango, accettando di farsi serva di uomini di fango, per poter continuare a vivere e ad ingrassare nel fango. Quando il padre si abbassa al livello del figlio e si mette bamboleggiando a copiarlo perché ha paura del figlio. Quando il figlio si mette alla pari del padre e, lungi da rispettarlo, impara a disprezzarlo per la sua pavidità. Quando il cittadino accetta che di dovunque venga, chiunque gli capiti in casa possa acquistarvi gli stessi diritti di chi l'ha costruita e ci è nato. Quando i capi tollerano tutto questo per guadagnare voti e consensi in nome di una libertà che divora e corrompe ogni regola ed ordine, c'è da meravigliarsi che l'arbitrio si estenda a tutto e che dappertutto nasca l'anarchia e penetri nelle dimore private e perfino nelle stalle? In un ambiente siffatto, in cui il maestro teme ed adula gli scolari, e gli scolari non tengono in alcun conto i maestri, in cui tutto si mescola e si confonde, in cui chi comanda finge, per comandare sempre di più, di mettersi al servizio di chi è comandato e ne lusinga per sfruttarli tutti i vizi, in cui i rapporti tra gli uni e gli altri sono regolati soltanto dalle reciproche convenienze nelle reciproche tolleranze, in cui la demagogia dell'uguaglianza rende impraticabile qualsiasi selezione e anzi costringe tutti a misurare il passo delle gambe su chi le ha più corte, in cui l'unico rimedio contro il favoritismo consiste nella molteplicità e moltiplicazione dei favori, in cui tutto è concesso a tutti in modo che tutti ne diventino complici. In un ambiente siffatto, quando raggiunge il culmine dell'anarchia e nessuno è più sicuro di nulla e nessuno è più padrone di qualcosa perché tutti lo sono, anche del suo letto e della sua madia, a parità di diritti con lui, e i rifiuti si ammonticchiano per le strade perché nessuno può comandare a nessuno di sgombrarli. In un ambiente siffatto, dico, pensi tu che il cittadino accorrerebbe a difendere la libertà?
quella libertà dal pericolo dell'autoritarismo? Sì. Ecco come nascono le dittature. Esse hanno due madri. Una è l'oligarchia, quando degenera per le sue lotte interne in satrapia. L'altra è la democrazia, quando per sete di libertà e per l'inettitudine dei suoi capi precipita nella corruzione e nella paralisi. Allora la gente si separa da coloro cui fa la colpa di averla condotta a tale disastro e si prepara a rinnegarla prima coi sarcasmi, poi con la violenza che della dittatura è pronuba e levatrice. Sì, così la democrazia muore per abuso di se stessa. E prima che nel sangue, nel ridicolo. Questo testo è stato scritto 2400 anni fa, è tratto dalla Repubblica di Platone, testo che ha influenzato molto il pensiero occidentale, è stato scritto tra il 360 e il 390 avanti Cristo. Credo che potrebbe essere un testo scritto in questi giorni. La parola a Matteo Simonetti. Buonasera. In effetti bisognerebbe aggiornare questo passo di Platone aggiungendo come una delle maggiori cause delle dittature, dei totalitarismi, l'inganno, perché a mio parere oggi è proprio l'inganno che determina un assetto totalitarista. Io comincerei con una riflessione estemporanea che è questa. Questo nome in contrasto, questa definizione che è stata data, ovviamente è stata pensata proprio per mostrare il contrasto con il pensiero unico, cioè con l'altra parte, però si presta anche ad un'altra lettura che secondo me è interessante, ovvero se guardiamo anche alla formazione delle persone che sono qui oggi, notiamo che sono persone di formazioni, di culture, di provenienze anche piuttosto diverse, e sicuramente un contrasto c'è anche qui, e secondo me questo è positivo perché la discussione, quindi la crescita, può avvenire soltanto all'interno di un sistema che è diverso in sé, e quindi è anche per questo che noi dovremmo differenziarci proprio da quella cultura del pensiero unico progressista di cui prima parlavamo. Io vorrei trattare in maniera organica le tre tematiche che erano state indicate, ovvero la morte della patria in qualche modo, il sopravanzare dell'economia sulla politica e alla fine il discorso sulla famiglia. Secondo me, poi lo mostrerò, sono tematiche che hanno una stessa radice, sono in assoluto la stessa tematica, e quindi le tratterò in maniera anche abbastanza omogenea. Quando noi parliamo della messa in discussione della famiglia naturale, viene spontaneo pensare a due momenti storici, a due idee fondamentali, che sono quella del femminismo e quella del 68. Ed è indubbio che sono due momenti cruciali, nei quali la nostra idea di famiglia naturale viene messa in crisi. E ora Diego ha scritto almeno un paio di libri, credo, in cui tratta la questione, e ci mostra chiaramente con una lucidità importante che esiste un'ondata femminista liberal che si appiattisce sull'individualismo, che in qualche modo è un movimento che fa il gioco della globalizzazione del capitalismo. Quindi cosa si intende con questa posizione? Si intende dire che la realizzazione di un individuo unico, che addirittura perde le connotazioni relative
alla sessualità esteriore, all'orientamento sessuale, è l'individuo perfetto per la globalizzazione, perché non dimentichiamo che la globalizzazione mira ad un consumatore unico. Figuriamoci quanto può essere importante per la globalizzazione realizzare un individuo unico. Quindi target tutti, lo stesso target per ogni prodotto, non occorrono indagini di mercato, non occorrono differenziazioni per quello che riguarda la realizzazione e anche l'induzione dei cosiddetti bisogni indotti. Quindi è proprio un prodotto della globalizzazione il prodotto di questo tipo di femminismo. E questo femminismo è poi quello che oggi porta al flagello della teoria gender. Perché dico flagello? Perché ormai è una teoria di ispirazione, di origine statunitense, che ha colonizzato interamente le nostre facoltà universitarie europee, e è quasi impossibile resistere. Ormai c'è un appiattimento totale su questa posizione. Cosa sostiene in breve questa posizione? Che sia le caratteristiche sessuali dell'orientamento sessuale sarebbero soltanto frutto di convenzioni e di indottrinamenti culturali, di manipolazioni culturali, quindi non sono significative per quello che riguarda poi il carattere della persona, il suo comportamento, la sua formazione, no? E quindi questo è diventato un dogma ormai imperante. Però poi ci sarebbe un altro tipo di femminismo, e qui stiamo parlando delle ultime ondate del femminismo, cioè quelle che vanno dagli anni 70 agli anni 90 e poi le ultime propagine ai giorni nostri. Ci sarebbe un altro tipo di femminismo, che è quello di matrice più socialista, in qualche modo marxista, che intende in qualche modo combattere il femminismo liberal, individualista, e lo farebbe in questo modo, cioè riportando l'attenzione su un discorso di lotta di classe e quindi su una comunità fra individui invece di isolarli come monadi, no? E fino a qui possiamo essere tutti d'accordo. Però io volevo farvi questa domanda: come mai anche il femminismo che si rifà al marxismo, che ha una certa accezione comunista o socialista in generale, ovviamente sposata di volta in volta ora con il femminismo, ora con altre, diciamo, matrici culturali, però anch'essa ricade nelle stesse dinamiche del femminismo liberale, ovvero tutti questi poi arrivano alla negazione della figura del padre, tutti questi poi arrivano alle medesime conclusioni, tutti questi poi reinterpretano la storia del mondo come una storia dell'oppressione dell'uomo verso la donna, dalle origini fino ad oggi. Quindi volevo citarvi qualche passo da qualche pensatrice femminista importante, per esempio Judith Butler o Shula Reid Firestone. Per esempio questo passo della Firestone del 1970 è molto interessante: il nucleo dell'oppressione femminile è la maternità e il suo ruolo di genitore. Per assicurare l'eliminazione del classismo sessuale è necessaria la rivolta del sottoproletariato delle donne e dell'acquisizione del controllo sulla riproduzione, in modo che l'obiettivo finale della rivoluzione femminista sia diverso da quello del primo movimento femminista. Non vogliamo noi solo l'eliminazione del privilegio maschile, ma anche delle distinzioni sessuali. Le differenze genitali tra gli esseri umani non sarebbero più importanti. C'è un'altra femminista importante, Alison Jagger, che osservò: la trasformazione definitiva della natura umana, scopo delle femministe socialiste, la capacità di fecondare, di allattare e di gestare, in modo che, per esempio, una donna ne potrà inseminare un'altra, in modo che uomini e donne non parturitive potranno allattare, uomini e donne potranno allattare, e in modo che ovuli fecondati potranno essere innestati sia in corpi femminili che in corpi maschili. E qui siamo, signore, nel 1983. E quindi quello che noi viviamo assolutamente non è una novità. È un qualcosa che ha queste origini. Quindi, come mai, ribadisco, c'è questa ricaduta anche del femminismo di ispirazione marxista? Possiamo guardare la cosa anche osservando quello che è successo nel 68.
Il 68 ci mostra una marea di persone che si dichiaravano marxiste e poi fecero il puntello del capitalismo. Faccio qualche nome: Bernard di Lévy, Daniel Cohn-Bendit, Denis Rosso, André Glucksmann, tutti questi libero marxisti di stampo esistenzialista più o meno si sono mostrati poi per quello che sono oggi, cioè sostenitori della mondializzazione. Fra loro c'è chi inneggia alle guerre, all'intervento bellico che oggi si chiama, diciamo, guerra di liberazione, no, del popolo. Fra loro c'è chi è che teorizza addirittura il nuovo ordine mondiale con capitale Gerusalemme. Sono questi personaggi, sono personaggi che all'epoca si dichiaravano marxisti. E quali erano i guru di questi movimenti? I guru erano quelli della scuola di Francoforte, ovvero Adorno, Horkheimer, Marcuse, tutti libero marxisti, e anch'essi a braccetto col 68. Che cosa è stato il 68 se non il grande tradimento delle idee per cui era nato? Quando il 68 ha fatto fuori l'idea di patria, l'idea di nazione, l'idea di padre, noi forse i meno scafati potevano pensare che questa cosa era un movimento spontaneo che avrebbe poi portato alla sostituzione di questi valori con altri migliori. Ma coloro che li hanno finanziati già sapevano che questo vuoto sarebbe stato colmato dai valori del mercato, dai valori della competizione economica, dai valori della globalizzazione e del cosmopolitismo. Quindi anche qui è stato ingannato il povero giovane che era un attivista del 68. Qui, anche qui, quindi, un tradimento di coloro che si dichiaravano marxisti. Sono tutti marxisti deviati questi o devianti? Io spero che poi Fusaro qualcosa mi dirà, perché non sono in grado di scorgere qual è la linea del marxismo ortodosso che poi potrebbe essere ripresa oggi. No, prima è stato citato Gramsci, è stato citato Marx. Sostanzialmente io mi trovo d'accordo con alcuni elementi, soprattutto di analisi del marxismo, ma poi da persona di destra sociale, come sono da 20 anni, mi fermo perché scorgo che forse in fondo il marxismo è esso stesso il veleno di questa società. Lo è dall'inizio. Mi spiego. Andando a ritroso nella storia del marxismo, possiamo arrivare fino a Lenin e Alexandra Kollontai, questi personaggi che subito dopo la prima guerra mondiale, dopo la rivoluzione d'ottobre, cercano di realizzare il marxismo nel mondo dell'Unione Sovietica. Ebbene, le prime decisioni politiche di queste persone furono l'aborto e il divorzio. Stiamo parlando del 1919. Cosa creò questo? Creò uno sfacelo nella società russa dell'epoca. Bambini abbandonati, donne abbandonate incinte, situazioni tragiche che dovettero essere sanate da Stalin, che sconfessò queste decisioni. La Kollontai pure è stata la prima ministro donna della storia, conosciuta per la teoria dell'amore libero, che forse non è corretto indicare così, perché la sua posizione è proprio questa, però era l'esponente di un certo femminismo, proprio femminismo sovietico, che in qualche modo apriva la sessualità della donna, sganciata dal suo ruolo sociale, così come l'aveva sempre visto la Russia fino a quel momento. Ma andando ancora più indietro, leggiamo Marx, leggiamo il manifesto del Partito Comunista, siamo nel 1848. Per esempio, Marx dice: ci rimproverate di voler abolire l'educazione dei fanciulli fatta dai loro parenti? Confessiamo il delitto. Come non pensare automaticamente alla situazione bibliana? È la radice anche ideologica degli attori che sono protagonisti in quelle situazioni. Ovviamente il PD di oggi non ha niente a che vedere con il marxismo o con il comunismo, siamo proprio gli antipodi, questo è ovvio, però forse sotto sotto rimane una coazione a ripetere in queste persone che in qualche modo si identificano con questo modo di fare. Oppure, ad esempio, potrei
citare sempre Marx in una lettera del 1846, in cui dice: presupponga un determinato stadio di sviluppo delle capacità produttive degli uomini e lei avrà una forma corrispondente di commercio e di consumo. Presupponga gradi determinati di sviluppo della produzione, del commercio e del consumo e lei avrà una forma corrispondente di ordinamento sociale, una organizzazione corrispondente della famiglia. Ovvero sta dicendo Marx, al cambiare delle condizioni economiche, dei modi di produzione, abbiamo automaticamente un modello di famiglia diverso. Allora se noi pensiamo alla famiglia naturale o tradizionale o eterna, questa è già minata nel 1846, perché si rifà risalire la forma della famiglia a un approccio materialista che non tiene in considerazione assolutamente la sacralità del legame familiare. Quindi forse è dall'inizio che è così. Engels a sua volta sfruttò le conoscenze dell'americano Morgan, che aveva scoperto che la famiglia non era mai avvenuta come famiglia naturale, e sfruttò queste ricerche per portare avanti una posizione che era simile a quella di Marx. Allora perché succede questo? Perché il marxismo, poi il comunismo, presenta già forse i germi della distruzione del mondo occidentale per come lo intende per esempio Heidegger? Dobbiamo capire allora che comunismo e capitalismo sono due facce della stessa medaglia. In che senso? Cosa condividono questi due movimenti ideologici per risultare poi identici nelle risultanze? Essenzialmente condividono due principi fondamentali, il materialismo e il progresso. Il materialismo e il progresso sono la parte costitutiva sia del marxismo, del comunismo, diciamo meglio del comunismo, che del capitalismo odierno. E questa cosa la dice benissimo Heidegger. Vi leggo una sua frase tratta dai Quaderni Neri. Il mondo americano e il bolscevismo, perché il mondo americano e il bolscevismo si coappartengono intimamente nonostante l'apparente contrapposizione di capitalismo e anticapitalismo? Perché entrambi nell'essenza sono lo stesso. Quindi questo aspetto comune è superiore alle situazioni in cui si contrappongono. Progresso e capitalismo e materialismo e anche essere centrati su aspetti economici, no? Da dove vengono questi aspetti? Qual è la loro origine? Arrivano dalla negazione del mondo sacrale e spirituale, che è il loro procedimento nemico. Da dove vengono? Vengono dal deserto. Cos'è il deserto? Vengono dallo sradicamento, arrivano dall'utopismo messianico, c'è una visione del mondo dietro questo. Viene tutto questo dalla visione del mondo ebraico. Come diceva Lukács, un teologo marxista, ubi Lenin, ibi Gerusalem. Ovunque c'è Lenin, lì è Gerusalemme. Quindi mostrando la diretta appartenenza, familiarità fra queste due concezioni. Finirò con questo discorso. Se questa mia ricostruzione non vi convince, e qui ovviamente non stiamo parlando di antisemitismo o di accuse morali, stiamo parlando di un'analisi storica, no? Ovviamente tutti i popoli, compreso quelli ebraici, lottano per l'espressione della propria volontà di potenza, non c'è nessuna differenza tra noi e loro. Stiamo parlando di un'analisi storica. Se tutto questo non vi convince, sappiate che tutti i nomi che ho fatto finora sono tutti nomi ebraici, quindi dalla Firestone, Judith Butler, Lenin, Trotsky, Bernard Levy, Goldman D, Adorno, Kaiman, Marcuse, tutti quelli che ho fatto condividono questa impostazione, questa visione del mondo, che non è da dissacrare, ma è da riconoscere, no? Ora il mio discorso potrebbe andare avanti molto su questo aspetto, ma avrei bisogno di molto più tempo che non 20 minuti che mi ha concesso, ma quindi vorrei finire con questa ultima riflessione. Avendo trattato queste tre tematiche in maniera organica, vorrei sottolineare come queste tre tematiche oggi sono rappresentate da un personaggio,
che le incarna tutte. Il personaggio è il conte Richard Coudenhove-Kalergi. Oggi noi siamo di fronte alla sostituzione della popolazione europea, che è un dato di fatto incontrovertibile. Io ho scritto un saggio che si chiama, è dedicato al piano Kalergi, si chiama Kalergi, la scomparsa degli europei, aspetto dopo 4 o 5 anni della sua uscita la minima confutazione. Il piano Kalergi esiste. Molti hanno cercato di opporsi, ma rifiutano qualsiasi confronto diretto su dati di fatto e storici, no? Perché questo personaggio incarna i temi di cui abbiamo parlato? Perché lui sostanzialmente dipinge un mondo che è il mondo dell'Europa di oggi. Lui è un personaggio che ha come modello, nel libro Practischer Idealismus, ha come modello il milionario della finanza ebraica. Dice che il futuro sarà composto da una massa meticciata di aspetto simile a quello asiatico negroide, e questa massa meticciata incostante sarà dominata da un'elite di banchieri ebraici. Poi dice: la massa del futuro sarà composta da individui che saranno uomini femminilizzati e donne mascolinizzate. Poi dice: questi personaggi, le donne mascolinizzate, saranno portate nelle fabbriche come esercito di riserva. Poi dice: per questa popolazione sarà in vigore un regime di amore libero. Quindi la dissoluzione che parla della famiglia è il regime di amore libero. Per l'elite invece sarà in vigore un eugenismo erotico. I migliori, solo quelli migliori. Una progettazione razziale. Io aspetto ancora che qualcuno mi venga a dire che questa è una bufala. Lo so che è una realtà troppo brutta per essere creduta, ma noi abbiamo sotto gli occhi quotidianamente l'immagine di questa realtà. C'è un documento dell'ONU che parla di replacement migration, ovvero una immigrazione di rimpiazzo. E chi dovrebbe rimpiazzare se non noi questa immigrazione? Abbiamo continuamente esempi nei quali vengono prospettati come positivo il mescolamento. Non c'è una pubblicità che non presenti oggi un uomo nero abbracciato a una giovane ragazza bianca. Si stanno sostituendo tutti i personaggi di tutte le storie, le fiction su Netflix, personaggi che fanno Shakespeare di colore. Abbiamo continuamente sotto gli occhi l'esaltazione del multiculturalismo. Ci arricchiranno, ci pagheranno le pensioni. È un dato di fatto. Come si fa a non prendere atto del fatto che il piano Kalergi è in esecuzione? Quindi la soluzione, e chiudo, quale potrebbe essere la soluzione? La soluzione è dire una volta per tutti basta a questo deserto e si ritorni finalmente al mondo classico intendo greco romano, che era in grado di sacralizzare, risacralizzare la natura, cioè creare una mitopoiesi della natura, creare un qualcosa di nuovo, nuovamente sacro, un dio nuovo, dice Heidegger, e farla finita una volta per tutte con il deserto. Grazie.